Allora riprendiamo l'interrogatorio. Si può fare condurre l'imputato. Lei, prima di essere arrestato, che attività svolgeva? Io sono un agricoltore nato. Sì, si ricordi sempre di parlare vicino al microfono? Sì, ma più così non va. E per consentire anche cercherò la cercherò di mettere un po' di voce. Sì. No, e se lei parla un po' più vicino, comunque si sentirà male, ma si sente. Se lei parla da lontano, non si sente completamente. È un agricoltore nato, quindi si è occupato sempre di agricoltura? Agricoltura, sì. Ma quando si è trovato a Milano, ha svolto pure... Io non potevo fare l'agricoltore. La mia attività, prima di tutto, sto bene. Non sono un miliardario, come dicono, ma non sono neanche un poveretto, insomma non ho bisogno di lavorare per vivere. Come consistenza? E anche se dovrei lavorare non potrei, dovrei cercare un lavoro leggero, per ragione di salute. Come consistenza immobiliare lei di che cosa possiede? A mio danno, a mio carico niente, però sto bene. Sto bene dal punto di vista immobiliare o dal punto di vista economico? Del denaro. Ma io penso che quando si tratta di proprietà, o sia denaro o sia immobiliare, è la stessa cosa. No, per saperlo a noi, sì. Se ce lo vuole dire. Sostanza... No, io posso dire il peccato, non il peccatore, Presidente. Io posso dirle sto... Lei vuole bene. Dire che tramite altri, insomma. Sì, sì. Non solo, ma questo risulta anche da un mio comportamento. Appena uscito dal carcere di Bari, io mi sono portato in quel di Bitondo... E stavo cercando di comprare una fattoria che a quei tempi, si trattava di spendere 350 milioni. E quindi io, e siccome posizione, sono un buon amministratore dei miei questa beni... Questa posizione economica come l'ha raggiunta? L'aveva, insomma, diciamo, a vita? Potete richiamare, per non evitare di creare tutta la storia della mia vita, potete chiamare gli atti di tutte le mie deposizioni che si trovano in giro, che dappertutto risulta. Perché io ho detto come ho fatto i soldi da ragazzo, come non mi sono mai... Ho sfiorato la legge, non sono un santo, e ho accumulato delle ricchezze, non miliardarie però, che mi fanno vivere bene, abbastanza bene. E le permettono di vivere, insomma, abbastanza bene. E quindi questa attività comunque che lei ha svolto è stata sempre un'attività di agricoltura? Un'attività agricola. Ho dovuto cessare io l'attività di agricoltura, perché non potendo andare in campagna ho dovuto smettere con l'agricoltura. Però quella che le ha consentito di accumulare questo patrimonio. No, non è stato tutta agricoltura. Anche l'agricoltura mi ha lasciato sempre dei buoni guadagni, ma non di fare... Io ho fatto del mercato nero, del periodo anteguerra, durante la guerra e dopo la guerra. Perché dopo la guerra non era facile, ancora c'era il consorzio, l'obbligo, si figura che un quintale di grano veniva pagato 2.000 lire, 2.500, poi 3.000 al consorzio agrario, mentre si vendeva 15.000 al mercato nero. Quindi io ho avuto modo di fare a grande stile questo mercato nero e guadagnare dei soldi. Abbastanza sufficiente. Ho investito bene, comprando allora brillanti e conservandole attraverso i consigli di miei conoscenti in materia, e questo mi ha consentito, se lei pensa che un brillante allora si comprava 70.000 bianco commerciale a carato, e quando era bianco-azzurro si trattava di arrivare a 120, 130, 150 milioni al massimo, ora va a 6 milioni. E quindi lascio pensare a lei se posso stare bene o non posso stare bene. Io che impiegavo tutti i miei soldini in queste cose che... Insomma, mercato nero sempre di grano. Sì, mercato nero di grano. Di altri cereali? Di altri cereali, di altre cose non è stato mai... Io nella vita ho fatto sempre quello che conosco, quello che so. Ho commerciato animali, ho commerciato tutta roba agricola,
vino, ho commerciato in tutte queste cose, ho trovato sempre, anche da latitante, che ho avuto treni in società, e risulta, non una società aveva due autotreni, che gestiva Giacomo Urrina, per questo coimputato mio, e che davano il suo guadagno, cioè, ma io non mi ci giravo, era lui che amministrava la situazione. Lei conosce Bernardo Provenzano? No, conosco e sono, era intimo amico, non è esattamente morto, il fratello Giovanni, perché eravamo coetanei, siamo stati a scuola assieme e abbiamo giocato assieme. E quindi siamo cresciuti assieme, mentre questo Provenzano è molto più piccolo, come risulta anche dalla, e quindi non c'è stata possibilità di incontrarci e a frequentarci, quindi non lo conosco. Anche se siete paesani, no? Anche se siamo paesani, ma il paese è grosso, io, e a dire che io conosco quasi tutti, allora conoscevo quasi tutti, vita e miracolo di ognuno del mio paese, ma questo ragazzo non... Era all'età di 20 anni, perché poi io cominciai a essere ricercato giovane, a passare guai, e quindi mi sono un po' allontanato dall'ambiente. Ecco perché un ragazzo che ne ha 12 non può essere amico di uno che ne ha 20, perché uno che ne ha 20 cerca altri amicizie, mentre poi questa differenza di età è irrisoria e non è niente quando si tratta di 30 anni o di 40 anni, ma in quell'età è differente, ecco perché non lo conosco. E Totò Riina? Sì, lo conosco, siamo stati assieme in carcere. Solo in carcere? È un ragazzo prima... a cui sono molto affezionato, e tutto quello che dico di Totò Riina lo trovo assurdo completamente, è banale pure, assurdo e banale, perché l'ho conosciuto, è stato in cielo con me, e lui e l'altro fratello. Ma prima vi conoscevate come... No, lui no, perché questo ragazzo aveva passato... un periodo di carcerazione per una strada tra bambini allora, e quindi io non lo conoscevo, l'ho conosciuto poi in carcere. Antonino Faro l'ha mai conosciuto? Antonino Faro? Sì, in carcere pure. Anzi, lui mi scrive sempre qualche cartolina, e una volta mi disse, se mi permette, io... Dove l'ha conosciuto, se lo ricorda? A Fossombrone. A Fossombrone? Sì. Ma io volevo, mi scusi, non rapporti con nessuno, io non ho scritto mai a nessuno. No, non al porti epistolari, dico, ha battezzato questo? No, o è figlioccio? No, tuo? Così mi dice, se eventualmente io sono stato chiamato, se mi volete chiamare, spera a Dio che... C'è l'occasione, senz'altro, che cosa deve dire uno? Un ragazzo, un povero disgraziato. Ma che l'ha fatto da... No, mi chiama. Mi dice, se lei permette che io chiamo Pasino. Sì, puoi chiamare Pasino. Perché c'è questa consuetudine alle volte, è vero? Di chiamare Parrino, una persona che... Uno che si vuole essere, che vuole essere questo male. Si aspirerebbe adesso. Alla pensa, ma aspirerebbe a qualche cosa. Mi chiama Pasino, se lei permette... È un segno di rispetto. Sì, che viene adoperato, anche se non c'è il motivo. Il motivo non puntuale. È avvenuto ancora, non c'è stata l'occasione. O non c'è stata l'occasione. Una cosa fatta in carcere ci vuole permesse, autorità, quindi allora ecco perché non è avvenuto, ma io ho fatto la socialità diverse volte anche con questo Nino Faro. Ma io volevo, prima che mi sfuggi, a conferma di quando ho detto prima, qui anche se Buscetta ha smentito il particolare che io ho testimoniato oggi, nell'interrogazione che mi venne a fare Falcone chiedendomi se io sottoscrivesse quella dichiarazione, le ho sottoscritte, mi sembrò di capire che lo stesso Buscetta interrogato da Falcone ha finito per ammettere la circostanza, mentre qui di fronte alla corte ha negato, di fronte a Falcone ha finito per ammettere, così mi sembrò di capire, può essere che. Quindi la pregherei
No. Semmai lo facciamo ritornare oppure sì. Lo andiamo a sentire. Oh, no, ma eventualmente siccome Falcone l'ha interrogato, potete chiamare gli altri. Falcone l'ha interrogato a suo tempo. No, no, ora. E da questo, quando io... Giudice Falcone. È venuto qui a interrogare me nella cella qui accanto. Ma non mi risulta che a chiedermi se io ero disposto a sottoscrivere, a confermare quella deposizione che aveva reso qui di fronte alla corte di Reggio Calabria. E io l'ho sottoscritta, ho fatto quello che ho detto stamattina, l'ho detto anche a lui, a giudice Falcone, e dal dialogo ho percepito che lui l'aveva interrogato e che lui, il Buscetta aveva ammesso la circostanza. Quindi potete richiamarlo. Ma per se avere... fosse, prima dovremmo avere la certezza. Comunque la Corte non ha elementi per ritenere questo. Io sento il dovere di informarla anche di questo. Questo è c'è un problema di segreto istruttorio che ogni tanto funziona. Ma è un segreto. Siamo sempre lì. Eventualmente possiamo acquisire gli elementi direttamente come Corte. Guarda, io sono finito. Farli avere da un'istruzione. Se mi consente, ho finito per odiare i Sarpi. Da un periodo di tempo, da quando sento dire il giudice si mantiene troppo abbottonato, ma poi queste caspita di bottonature scappano dalla vergogna a faccia, insomma, e allora finisco per odiare i Sarti perché non sanno abbottonare questi vestiti di giudice, ma che ci lasciano sempre il giudice sotto, ci lasciano sempre niente l'occhiello, non lo so, si aprono. Non divaghiamo con cose che non è. Vogliamo passare qualche domanda, ce l'hai? Ma io non ho segreti, i miei sono così, alla luce del sole. Comunque anche lei è rimasto abbottonato al primo interrogatorio, dico. Ma non è spiegato le motivazioni, sì. Dico, però... Dico. No, non è stata abbottonatura, è stata una difesa, se... Vabbè. Dunque, abbiamo appreso che si sono rivolti a lei per un colpo di Stato. Sì. Per la sua fama, ha detto lei, giustificando questo, per il suo nome. Per il suo si nome. Era creato il mito, naturalmente. E che il colpo di Stato non si è potuto fare perché lei non ha aderito. O comunque, se si è fatto, non si è saputo perché non è riuscito. Non è riuscito. Io intuisco che è mancato l'elemento dello Stato di necessità. Non si è creato quello Stato di necessità che dovevano creare non i militari, ma... i varie persone assordate, se vuole, o compiacente a questo evento. Quindi, venendo a mancare lo stato di necessità, i militari, anche perché era una cosa che non doveva dare il sospetto del colpo di Stato così, di buone buone. In verità un golpe borghese c'è stato, anche ma se con le guardie forestali. Non lo so, io non altre persone. Non ho fatto il nome né di borghese né sì, di dico, altro. In verità un tentativo c'è stato. No, non lo so se era questo. In quel periodo, dico. Se era quello, se c'era qualche altro in gestazione, non lo so. Io so che io non ho aderito. Sì, e comunque non si è potuto fare. Ma lei dovrebbe spiegarci perché... visto che lei era al di fuori di qualsiasi organizzazione, come dice, e al di fuori si è tirato indietro per il colpo di Stato, perché si sarebbero rivolti a Greco Salvatore Cicchiteddo, che lei conosceva bene del resto? Questo bisogna vedere quale interesse, perché queste sono venute dall'America, l'ho detto prima io, sono venute dall'America a interessarsi di questa cosa. La interessarono gli americani e Buscetta aveva faceva parte dei servizi segreti, era confidente dei servizi segreti, non lo so. Comunque c'era questo interesse a che questa cosa succedesse e che succedesse sempre. Loro sarei stato con loro significa che c'è già un'organizzazione a cui lei eventualmente doveva aderire, se non ho sentito male, se no possiamo rettificare. Può darsi che io mi sono spiegato male, perché magari lei sente bene. Io ho detto volevano me con loro. Perché convalidasse, che mi assumesse la responsabilità. Io capisco, anche se non mi viene spiegato, cosa significa assumere delle responsabilità.
e assumere delle responsabilità significava io andare di fronte a queste persone e mettere l'impegno, la mia parola d'onore, tutto quello che vuole lei, perché questi sganciassero il denaro, perché la cosa si realizzasse. E naturalmente penso che queste vogliono filtrare tramite me tutto quello che debbono trasmettere a chi aderisce a questa cosa. Quindi il discorso diventa, ecco perché io è delicato il discorso, insomma una persona che doveva mettere al sicuro la parte militare perché volevano avere da fare con me, quindi unico, facile testimone da poter accontentare o eliminare, allora, al bisogno, ma insomma, una persona sola che ho anche di fiducia, che non potevano aspettarsi oggi domani che io svelasse altre cose. E quindi non, il rapporto dovevano passare attraverso il mio avallo significa questo, e se questi non agivano ero io che dovevo rispondere poi di tutto. Ma a me loro me la portavano che bastava che io avallasse e poi io non avevo bisogno di mischiarmi da niente, ma so che non è così. Quindi non si accontentavano nemmeno dell'avallo di Greco Salvatore che viene indicato da Buscetta come capo della commissione di quell'epoca? Non si sono accontentate. Hanno bisogno volevano, anche del suo? E volevano il mio, perché il mio era il mito che esisteva. E quindi hanno voluto questo mito. Ma siccome loro andavano sempre a dire, in altro termine è questa la situazione, si sono presentate e subito hanno fatto il mio nome, a richiesta se io ero con loro, ecco il discorso del con loro, se io facevo parte a loro, se ero vicino a loro, se potevo partecipare, dice sì, è con noi Arce Luciano, gli dicono, però si è ammalato, non può venire, dice, ma ce lo potete portare, se piacerebbe conoscerlo, si è ammalato, non può venire, questo è. Ecco perché poi io risulto come traditore, perché queste facevano il mio nome, sono io che non so niente, che sono estraneo a tutto, ma chi andava a patteggiare, o Buscetta, o Cicchetede, o chi per Buscetta e Cicchetede, altre persone, quanto erano non lo so, io non conosco a fondo i vari nominativi, non l'ho chiesto, non ero interessato a volerli sapere. Diceva sempre che io ero sempre complice, ero con loro, quindi, ma io non ero con nessuno, io non sapevo niente. E quando qualcuno fece presente che sì, Luciano è ammalato, ma non di questa gravità da non poter venire, ci sarà sotto, può darsi che questo non sappia niente, perché come dicevo, ho molte amicizie anche tra i militari e qualcuno non credeva che io avessi pigliato così con facilità un'iniziativa del genere e né poteva credere a questa amicizia al punto tale che io avessi compromesso la mia coscienza così senza niente per fare il bello. Non sono mai stato velleitario, non ho mai avuto pretese, non mi interessa niente, mi interessa vivere e basta. A proposito di questa amicizia con i militari, cui accenna anche ora, lei sarebbe stato amico di un certo capitano di Carlo di Corleone, o comunque sì, l'ha conosciuto? Sì, amicizia no, intima. No, conoscenza. No, amicizia intima. Amicizia intima, pensa che durante la mia latitanza, io quasi quasi l'ho passata sempre in compagnia del capitano di Carlo, si andava, e la sera, ogni mezzanotte andavamo a pigliarci la camomilla all'estrabasso. E poi il capitano di Carlo mi pare che si è messo in affari in una finanziaria. Il capitano di Carlo ha avuto sempre affari, l'aveva anche allora gli affari. Difatti io quasi tutti i giorni ero all'ufficio, mi sedevo lì nel salotto, quando poi uscivamo si usciva assieme. Allora non è vero quello che si dice da parte di Buscetta che lei taglieggiava il capitano di Carlo e che ci volle l'intervento di Cicchiteddu per farla desistere da questo? Non è vero niente. Questo non sa neanche se è vivo lui stesso, se ci domanda così a questo lui dice ma che cosa significa vivo, non lo sa. Comunque quell'episodio non è assolutamente non esiste, vero. Io sono stato sempre in intimi rapporti col capitano di Carlo, in intimissimi rapporti, anche se non ho avuto altri affari all'infuori che quella società mentizia creata nella proprietà, e la proprietà
dovevo comprarla io. E lui, siccome ci teneva ad avere una proprietà in Corleone, mi disse: sai Luciano, io mi piacerebbe se tu mi permetti, vero che c'è tua sorella accanto, me la compro io, così voglio avere il piacere, quando niente, di venire a Corleone e portare a dirmi a fare una mangiata di ricotta in campagna. E sì, perché aveva chiesto il suo permesso? No, perché lui sapeva che la stavo trattando io, e perché lei sa che c'è un diritto di relazione e confinante. E confinante c'era mia sorella, la proprietà di mia sorella. Quindi, come diritto giuridico, spettava a noi l'acquisto della proprietà. E io ero interessato. Allora lui dice: permette, la compro io, dice, così posso avere. Capitano, basta saccata. E si comprò la proprietà del capitano di casa. È nata questa società armentizia, così, ma in buona armonia, senza nessun disguido di niente. Poi si è rotta perché tramite le peripezie carcerarie, anche dove lo stesso capitano è stato ferito in carcere come lui, poverino. Il capitano Di Carlo lo conosceva a Totò Greco? Sì, lo conosceva. Perché tempo. Questo, come sì. Lo conosceva? Questo capitano Di Carlo nella sua società era lui, Nino Sorce, un ricco chiamato. Un ricco. E il colonnello Boselli, colonnello dei carabinieri. E prestavano soldi, facevano l'usuraio materialmente, e questo era la pensa che facevano prestiti talmente esose che alle volte cominciavo a vergognarmi pure a dire, ma stare lì nel salotto, perché spesso volte veniva gente a piangere a chi ci levava la radio, a chi ci levavano i mobili perché non potevano pagare. Prestavano a 8 mesi il 33%, faccia il conto, veniva al 100,3% durante l'anno. E questi erano i sapori. Quindi io non ero socio della cooperativa, però andavo sempre a trovare il capitano, dato tutto, per me era sempre una degnissima persona e lo rispettavo. E ci credeva, era amico di Sorci, di Nino Sorci. E veniva a trovarlo, spesse volte si trovava a essere seduti nello stesso salotto a pigliare il caffè assieme o scendere al bar sotto a pigliare qualcosa assieme. Quindi, ma Nino Sorci non era socio del capitano Di Carlo? Sì, era socio del capitano Di Carlo in quell'istituto di prestito. Sì. E erano lui, il capitano Di Carlo e il colonnello Boselli. Boselli. Colonnello dei Carabinieri Boselli. Senta, lei si è lamentato che il capitano Pettinato, nel riferire quello che aveva ricevuto da Di Cristina, ha aggiunto, però c'è un fatto che lascia un po' perplessi, che quando il Di Cristina ebbe a parlare prima col brigadiere Di Salvo e poi col capitano Pettinato, avrebbe parlato di un attentato all'onorevole Cesare Terranova da parte sua. E questo attentato l'ha preannunciato, prima ancora che lo stesso avvenisse, e poi in effetti è avvenuto, così come aveva detto, aveva parlato di una sentenza di condanna a morte per il capitano dei carabinieri russo, e guarda caso, dopo alcuni anni il capitano russo è stato ucciso. Quindi la cosa che lascia un pochettino perplesso non è quello che ha aggiunto dopo Pettinato, ma quello che ha detto prima Di Cristina, che poi si è puntualmente verificato. Ma questo dovrebbe chiederlo, si dovrebbe chiedere a Di Cristina: come fai tu? Sei uno che legge nel pensiero degli altri o sei complice, compartecipe di questa cosa? Venirla a chiedere a me è assurdo, perché io completamente sconosco ogni cosa. E poi Di Cristina annunzia pure che io devo fuggire dal carcere, la prova è che sono ancora qui, E non solo, ma questa giunta del mio alla fuga di carcere, il Pettinato, prima la riferisce in occasione che dovevo fare un processino a Palermo, e pensa che al momento che vogliono fare risultare la dichiarazione del Di Cristina, io il processino di Palermo l'avevo fatto, quindi era fasulla anche quella. Ora aggiustano il tiro, visto che a Reggio Calabria si è scoperto che in quel periodo io già il processino l'avevo fatto, e quindi era assurda l'accusa. E allora ora dicono che doveva fuggire di Fossombrone,
Ma insomma, di quanto carcere devo fuggire io? Di Palermo, Venice e di Cristina, o Venice e di Forse Ombrone? Questo è il che dico, allora ci va in sogno sto Benedetto De Cristina, va in sogno a sto capitano pettinato e ogni tanto ci confida qualcosa che poi lui man mano va aggiungendo. Queste sono assurdità. Poi c'è una cosa che tenevo a dire. Io sono stato in carcere dal 77, fino ad ora sono in carcere, che si dice associato al percorso alle campagne, alle pubbliche vie e paesi esteri. Ma scusa, e come facevo dal carcere a percorrere le campagne, le pubbliche vie, all'estero, andare all'estero, ritornare? E allora credo che sia impossibile, ma ammesso e non concesso che qualcuno può avere anche il permesso, e allora ci deve essere un favoreggiamento dei vari direttori, dei vari marescialli dei carceri. Io mi pare che nei gabbi degli imputati non vedo né marescialle del vario carcere, né direttore, né nessuna guardia, perché la posta è controllata. Le telefonate sono controllate, tutto è sotto controllo, quindi qualunque mio movimento dovrebbe risultare agli altri di qualcosa. Quindi, e se favoreggiamento si vuole dar credito a tutta questa filastrocca, se favoreggiamento ci fosse stato da parte delle persone interessate a custodirmi, e allora dovrebbero essere imputate. Guardi che non è una sua compartecipazione materiale a questi fatti. Spirituale. No, il fatto è che Buscetta dice che il capo è Luciano Liggio, tuttora della famiglia di Corleone, nonostante è detenuto. Poi in un'altra parte del suo interrogatorio il Buscetta dice: è certo comunque che dietro a Salvatore Rina e a Bernardo Provenzano c'è sempre la sinistra figura di Luciano Leggio, che per mezzo dei primi due continua a dirigere le vicende di Cosa Nostra. Negli innumerevoli discorsi che ho avuto al riguardo con Stefano Bontade, Gaetano Badalamenti e con lo stesso Antonio Salamone, vi era concordanza di vedute e certezza da parte dei miei interlocutori, ed io concordo pienamente con le loro convinzioni circa il ruolo di Luciano Liggio. Quindi questi sono allora gli elementi. Allora, che a Salamone l'avete ascoltato, ascoltate anche andare ad ascoltare Badalamenti e vedere se questo possa esistere. Ma poi una cosa: come, con chi lui, avvalendo, e questo è quello che mi lamento dei giudici istruttori, mi consenta che io sono, ho sofferto, sto soffrendo il carcere, quindi mi si consenta la possibilità perlomeno di lamentarmi. Ma non ho parlato. Lei comunque lo sta soffrendo per una condanna definitiva, dico, tanto per mettere le cose sì, chiare. Sì, va bene. Non le responsabilità. Io parlo della situazione istruttoria. Dice Buscetta: Luciano Leggio comanda attraverso i suoi parenti di Bologna, o contorno qua. Bene, i Leggio di Bologna non sono miei parenti, e questo al giudice istruttore bastava fare scomodarsi due minuti per vedere se questo Buscetta mentiva o i programmatori di Buscetta, perché sono convinto che Buscetta è un programmato, non è semplicemente Buscetta, e vedere a Corleone se si risultava questa parentela di queste gente. Poi dice: comanda dal carcere di Fosse Ombrone. E bastava un'altra telefonata, non volendosi disturbare, prima di speccare mandato di cattura facile. Telefonavano al carcere di Fosse Ombrone e vedevano se io avevo rapporti con nessuno delle persone che queste indicavano, né di cartolina, né di telefonata, né di scritta, di niente. E allora, quando viceversa il giudice, anziché di cercare la verità, finisce per essere quasi quasi plagiato dal Buscetta, lo piglia per veritiero e deve da cercare questa responsabilità prima di fare una dicatura, quando mi si viene davanti, io ecco perché, che cosa devo dire a lei? Lei già è un prevenuto, perché diversamente il mandato di cattura non me l'avrebbe fatto, come non me l'hanno fatto altri magistrati, che non credo che siano meno interessati verso la giustizia di quello che hanno dimostrato questi del Pool, de Pol, come si chiama, io in inglese non lo conosco, cari de Palermo. Bisogna vedere, poi distinguere i casi da casi, no? Non è che possiamo generalizzare. Ad ogni modo. Oltre a questo tipo di accuse per quanto riguarda la sua detenzione, cioè il periodo in cui lei era detenuto, ci sono delle altre accuse per quanto riguarda il periodo in cui lei è stato libero, cioè sarebbe stato lei a riorganizzare in un primo momento
la commissione dal 73 alla fine del 74 e a fare nominare di nuovo i capi mandamento e i rappresentanti nella commissione, mettendo persone che fossero di sua fiducia, entrò in ciò contrastato da Bontade e da Inserillo. Questo è, dico, sono i termini dell'accusa. Escludo perché lei li conosca. Escludo, e stamattina in tale occasione ho detto: ma Buscetta si decida, sono uomo d'onore o non sono uomo d'onore, faccio parte della cupola o non mi conosce come uomo d'onore. Insomma, qui di fronte a quei giudici ha detto che io non sono uomo d'onore, non mi ha mai conosciuto come uomo d'onore. Come posso io, stando alle sue stesse parole, ora mi dite qua un'altra cosa, io escludo ogni mia responsabilità con chi che sia di questo genere, completamente, non esiste, è fantasia. Io mi sono allontanato da Palermo, mi sono creato una vita a Milano e non ho praticato materialmente con nessuno di gente di cui lui parla, di gente di cui... completamente. Ho cercato di vivere la mia vita in tranquillità perché avevo sofferto, avevo tanta esperienza e avevo una condanna sulle spalle e cercavo di estraniarmi da tutto e da tutti per potermi godere un poco la libertà, anche se così mal ridotta. Senta, per l'omicidio del dottore Navarra di Corleone, lei è stato incriminato, processato, tanto per... Di questo omicidio... Perché c'è un riferimento che vorremmo chiarire. Sì, sono stato esposto. Lei è stato incriminato, processato? Io sono stato processato, prosciolto, in richiesta del pubblico ministero, fatto il processo, assolto a Palermo. Si fa ancora il processo... Ero accusato come esecutore materiale. Va una persona, un vostro collega, dove io quel giorno ero stato a pranzo, e dice: ma io mi meraviglio come Leggio non mi chiama. Leggio quel giorno era a tavola con me. A me queste cose mi si riferisce il professor Somma. Questi sbalordiscono, allora devono entrare in camera di consiglio e anziché di assolvere Leggio per non aver commesso il fatto, si tirano in camera di consiglio dopo tutte e chiedono la sospensione e mandano il processo fuori. Nel mentre spunta il famigerato Mangano con gli annessi e connessi e crea un altro processo. Dopo, sempre come mandante, quando mi arrestano si accorgono che io, pur volendo, non ero in condizione di fare materialmente niente, e allora fanno un doppione del doppione e mi si accusa come mandante. Però guardi che la mia condanna è di mandante senza mandatare, che a tutti i giudici che io ho avuto modo di incontrare nelle carceri e ho riferito, dice: non è possibile. Andate a vedere se è possibile nella mia sentenza, vedete se vi convincete che è possibile. E questo è quando mi fanno il processo a Bari, si venne scoperto come Mangano aveva addestrato alcuni infiltrati nel carcere addettandoci le lettere, si venne ha scoperto tutto, che era lui che creava, che aveva fatto spuntare un malacca di Corleone tipo Buscetta allora, e doveva, ha creato quello che lui gli diceva di creare con quello che è scritto la lettera, quello, e scoperto tutte queste cose, siamo stati tutti assolti. Ecco, subisce il processo è ancora un'altra assoluzione sempre per questo Navarro. Si riuniscono i processi, quello dell'appello di Palermo che fu mandato fuori per sospensione, questi doppioni fatti con un'altra assoluzione, e si fa un processo d'appello. Al processo d'appello arriva il capo, il ministro degli interni, arriva il capo della polizia, mentre c'era in gestazione il discorso che ho fatto qui stamattina, e forzano la mano al presidente a chiedere una condanna. E io vengo condannato di questo delitto come mandante senza mandatare, senza niente, sta solo.
Senta, questo è, io, lei ha dato le sue e non l'ho detto qui, comunque... ora, mi scuso, non l'ho detto qui, come ho detto stamattina, l'ho detto a Catanzaro, a Reggio Calabria, e facendo il nome del ministro, che andò a pigliarsi la briga. Comunque, qua ministri ancora non ne sono venuti. Lei però viene accusato di aver subito un analogo processo o quantomeno una pseudo indagine anche da parte dell'associazione Cosa Nostra con in capo Greco Salvatore Cicchiteddu, secondo quanto dice Buscetta. Cioè a lei avrebbero contestato questo omicidio e lei doveva giustificarsi, tanto per chiarire i termini dell'accusa, aveva portato come motivazione dei motivi personali che sarebbero stati riscontrati da un detenuto, da una persona che era detenuta e che doveva uscire dal carcere e dare conferma della sua versione. Una volta uscita dal carcere questa persona sarebbe scomparsa, quindi il discorso non è stato più possibile approfondirlo. Poi successivamente ci fu la guerra di mafia, la Barbera, il Greco, e quindi tutto questo è rimasto così. Questo io è per prospettarle l'accusa. Sì, ma no, non ho afferrato il succo della... Sì, allora glielo ripeto. Il nocciolo, per gentilezza. Grazie. Greco Salvatore Cicchiteddu l'avrebbe chiamata per avere da lei le motivazioni di questa uccisione del dottore Navarra. E lei avrebbe detto che sarebbe avvenuta per motivi personali e a conferma di ciò avrebbe chiamato come testimone di questi motivi una persona detenuta nel carcere Dulcerdone di Palermo che appena uscita doveva confermare questa situazione. La persona uscita poi sarebbe scomparsa, quindi non si è potuta più chiarire questa situazione sua nei confronti dell'associazione criminosa Cosa Nostra che voleva conto e ragione perché era avvenuto questo omicidio. Sì, grosse, ecco, questa è la di Staula Bunker. Io completamente, ma poi si chiedeva come può, se ci chiedeva viene a me casa a visitarmi. Se ci credete sapete che io sono paralizzato, in 2 anni paralizzato in un letto. Come può questo buffone venire a dire che io potevo essere responsabile di questo delitto quando io ero ammalato e c'è stata certificazione medica e di lì l'assoluzione mia? E ci credete mi veniva a trovare a fare visita a casa e spesse volte accompagnarmi dal medico era Nicola Greco, era a Balemere di Nodiana, che io abitavo in via Ugudulena. E De Nudiana aveva il garage lì a 50 metri e tutte le mattine quando mi arrivava al garage faceva un saltino a venirmi a vedere io nel letto per 2 anni, non un giorno, 2 anni, dal 56 al 58 sempre a letto. Ora come può chiedere a me discussione la morte di Navarra, di Chiro? Io mi ero appena cominciato a smettere quando è successo questo discorso e portavo un busto di ferro, un periodo quello gessato ancora anche quando camminavo con i bastoni, e un busto di ferro. In quel dato giorno mi trovai questa persona che aveva smesso di fare il magistrato e faceva l'avvocato, perché avevo degli effetti che non mi erano stati pagati su una vendita di terreno, perché io ho fatto anche complimenti di terreno, e l'avevo portato e questa persona mi invitò a restare a casa perché era nella mia condizione, ci voleva che mi venisse a accompagnare, pigliare, prelevare perché non mi potevo muovere. Ci stai qui, mangi qui con noi altri oggi, Luciano. Mi dava allora, queste sono altre. Ora, quindi, quale giustificazione dovevo dare io? A chi? Se io non sono responsabile di niente. D'accordo. Quindi, ecco la bugia. D'accordo, questa è la... diciamo quello che... era per i termini dell'accusa, sono sì, questi, sì. Per poterla fare difendere. Senta, quando Greco Salvatore se n'è andato, l'ha salutata evidentemente visto che c'erano questi rapporti e l'avrà spiegato pure i motivi per cui si allontanava da Palermo? No, non mi ha salutato, perché io ebbi una ricaduta del mio male e quel periodo andai a ricoverare in Palermo all'ospizio Marino.
sotto le cure del professor Cavade. Quindi dove ero io non facevo venire a nessuno, perché io avevo un falso nome, ero già ricercato, quindi non poteva venire nessuno. Quindi lui non è potuto venire a salutare. E io sono stato un periodo lì e poi di lì sono uscito e è stato ancora un altro periodo. Quindi con Cecchiere non ci siamo più visti per questo motivo. Quindi non mi ha mai saputo i motivi per cui si è allontanato da Palermo? Non lo so, ho potuto supporre. Anche tramite altre persone con loro in carcere? No, ho potuto supporre, non ho visto più nessuno di tutta questa gente, non ho visto più nessuno, non ho avuto modo di vedere più nessuno. Io lì ero assistito dalla moglie che si chiama Leggio, che poverina ha pagato anche il favoreggiamento, di Giacomo Rina, che si chiama Leggio come me, che avevamo l'autotreno in società, che erano senza figli ma avevano come un figlio. E questi... veniva lei, poverino, non poteva venire. Dunque, la domanda era su Greco Salvatore. No, nessuno. I Nuvoletta li ha conosciuti? Nessuno. Questi sono nomi fantastici, secondo me, creati dalla... Badalamenti Gaetano l'ha conosciuto? Mio compare. Ho battezzato un figlio, Badalamenti Gaetano. Figlio del primogenito. Fatto il compare d'anello. Lei conosce tutte le cose che ha detto, secondo Buscetta, Badalamenti Gaetano di lei? È impossibile, non può esistere. Non può essere vero. Non può esistere, a meno che non diventa un altro Buscetta che spera di avere la libertà. Buscetta addirittura io non ha detto... credo neanche all'amicizia di questo, perché insomma non è che sono io solo che conosco Buscetta e il suo passato. Io penso che chiunque, prima di avere un'amicizia, cerca di capire chi è la persona che stringe amicizia. Quindi, a meno che non ci fa comodo e fanno i confidenti per interposta persona, hanno potuto tenere l'amicizia con Buscetta, perché se solo questo ha potuto tenere l'amicizia con Buscetta, non c'è motivo un uomo così immorale, un figuro del genere, averlo come amico, insomma, ecco. Secondo quello che dice Buscetta, Badalamenti gli avrebbe dato l'incarico di raccogliere un numero di persone o comunque di contattare detenuti o di Milano o catanesi per farla uccidere in carcere. Lo sa? No, è impossibile, guarda, è impossibile per tutto un sacco di cose. Io non sono addentro di niente, io sono uno che mi piace così, l'amicizia. Comunque Buscetta ha rifiutato questo incarico. Buscetta ha rifiutato questo. Ma ci conviene dire così, se ci avesse convenuto dire che l'accettò, non c'è da credere neanche una parola di quello che dice Buscetta. Senta, lei fa gli elementi che risultano dal processo, risulterebbe anche... Scusi, mi ha parlato dell'amicizia di Badalamenti. Sì. Questa amicizia con Badalamenti è dall'infanzia, tra me e Badalamenti, non è... ci tengo a chiarirlo questo discorso, e poi diventò amicizia di famiglia con Badalamenti, perché Badalamenti ragazzo sono allevatore, quindi io agricoltore sono allevatore, e tutti questi paesi di marina, la maggioranza degli allevatori, da Trapani a quella tutta la costa di attorno Palermo, nel periodo estivo salgono con gli animali nelle montagne per ragione di pascolo, e quindi venivano a cercare montagne da pascolare in periodo tardivo, e veniva a Corleone, ragazzo, a Corleone si fa fidanzato con una vicina di casa mia. Ecco dove nasce questa conoscenza, che io ero di famiglia, di questa famiglia dove lui si è fidanzato, siamo diventati amici da ragazzi, e non abbiamo mai abbandonato questa amicizia. E questa è l'amicizia mia, che non ha niente a vedere con Buscetta o con altre cose, questa è la situazione. Di lei ha parlato pure Vitale Leonardo, lei ha avuto conseguenze in relazione a queste dichiarazioni? Mai, cioè, mai. È stato processato per quelle dichiarazioni? La prima volta che viene contestato in questa situazione. Sì. Poi c'è agli atti anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 19-12-79 concernente i sequestri di persona, in cui ci sono delle pagine dedicate a lei sui sequestri di persona, io su questa sua compartecipazione. Sì, queste compartecipazioni... Scusi un attimo, mi piacesse per un attimo poter avere le sentenze da portare qui, dice il mio giudizio. Le sentenze da far vedere... a lei e al Presidente, perché come competente, capite? Ebbene, il mio rinvio a giudizio in quelle sentenze è veramente
non sappiamo quale sia stato il ruolo che Leggio ha avuto in queste faccende, ma vista la personalità, sicuramente il capo. Questo è il mio. Io non ho avuto mai rapporti con le persone implicate in quei processi. E poi, sempre dico, c'è stato interesse conseguenziale al mio rifiuto, perché il discorso militare non è che quando parlo di militare dobbiamo pensare semplicemente all'esercito. Quando parlo di militare dobbiamo pensare all'arma dei carabinieri, dobbiamo pensare alla finanza, dobbiamo pensare alla pubblica sicurezza, dobbiamo pensare a tante altre cose. E quindi io sono per loro un uomo da perseguitare, un uomo che gli dicono ho tradito. Io non ho tradito nessuno. Ecco perché mi trovo sempre inguaiato in tutte le conseguenze che vanno creando, ci metto sempre, non sono ancora conto, ma cosa vogliono da me? Dico, la versione dall'altro lato è diversa, cioè che lei avrebbe invece perseguitato Bontate e Inserillo dopo quell'affare di Greco Salvatore, di Cicchi Teddo, che le avrebbe contestato l'omicidio della morte. Non esiste. Vabbè. E io, se vuole, potevo ritirare, vede se trova. Tutta la mia accusa è in due righe. Veramente non sappiamo quale sia il ruolo svolto da Leggio. E perché mi manda in giudizio, se non lo dico, sa? A questo ci sono però le accanto a questo ci sono le dichiarazioni di Buscetta che parlerebbe di un suo intervento nei sequestri quasi, di persone. Insomma, io per prospettarle tutta quanta la situazione. Ma respingo con sdegno tutto. Senta, anche altre persone si sono occupate della sua posizione processuale. Vedi, Melluso carcere. Giovanni, scusi, le leggo così. Conosco anche Leggio Luciano per averlo incontrato in stato di detenzione. Io non supponevo che costui mantenesse immutato il suo potere pur da tempo essendo detenuto, tanto che lo trattavo molto confidenzialmente chiamandolo Zu Luciano e dandogli talvolta dei buffetti sul collo. Fu Nino Faro, che lo chiamava padrino, che mi rimproverò per questo mio atteggiamento dicendomi che Leggio doveva essere rispettato secondo il suo rango. Continua, io ritenevo che dopo il loro arresto il Ligio, l'Alberti e il Buscetta contassero poco, ma ciò, come in parte ho già detto, mi è stato smentito sia dal fidanzati che da altri miei compagni di detenzione. Accanto a queste voci ce n'è altre. D'Amico Pasquale ha detto... Facciamole una a una in maniera che io posso rispondere, che si accavallano le cose. Questo, stavo dicendo il discorso mio dove era stato interrotto. Ma Melluso Giovanni, questo è il discorso. Allora, questo è quello che dice lei. Ora, sto Melluso, l'ho visto lì, ma sa, è uno di quelli che ci piace avere il braccio molle così. E quindi io quale amicizia potevo avere con queste gente, quale buffetto, ma vai là, di fatti io avevo il piantone e quando veniva a portare la spesa io continuavo a passeggiare lì nell'infermeria e non gli davano loro neanche del saluto, svigliavano la spesa, il piantone che avevo io, che l'ho avuto sempre e non ho mai parlato, e questo è Melluso. Quindi che poi Melluso, essendo esibizionista, va creando tutte queste cose, non mi interessano, insomma. Questo è Melluso. Andiamo a darsi. Senta, poi c'è D'Amico Pasquale. D'Amico, c'è che avrebbe detto che a Fossombrone il Ligio è sempre rispettato e fa una vita da nababbo. Cosa vuol dire? È un atto d'accusa uno che fa la vita di nababbo? Questo che è sempre rispettato, cioè che ha mantenuto questa posizione di prestigio in carcere, e questo è di contorno a tutte le altre cose. Questo, poi c'è un'altra, vuole rispondere su questo? Questo figuro, un'altra bella figura pure questa, è venuto più volte, sai, sono di quei guappi di cartone che si atteggiano, allora sentono Luciano Leggio, volevano salutarmi, viene un certo Ferrara, posso chiamarlo a testimoniare, dice sa, lo saluta Pasquale, l'amico, sa, un amico, dice se me, domenica, fammi la cortesia, non me ne portare queste salute, io non voglio fare i fatti miei, io sono qui per i fatti miei, non ho niente a che vedere con questa gente, lasciami stare tranquillo, dici che non ho mai visto, perché non si potevamo incontrare, però siccome il Ferrara era scrivano
e veniva a scaricare i soldi, lavorava in ufficio, girava dappertutto. Ecco perché scelgo il Ferrara, perché mi porta ai saluti. E io disse, non accetto, fammi stare qui, dice come ha visto, così, e vediamo se non mi interessano queste cose, a salvete. Se ne va. Dopo un periodo ritorna nuovamente a Fossombrò. E c'era il terzo piano, lui, il carcere ha due bracci, e sono due piani per un lato, e a centro l'infermeria dove io ero al primo piano, e pure a due piani. E allora a me mi si dava, visto che mi meritavo questo po' di spazio, la possibilità di andare sopra dove c'erano le persone aperte, c'era qualcuno in carrozzella, c'era qualche gente ammalata, anziane, di andare in compagnia, e andavo a farmi la partita, a giocare il caffè, a giocare con questi detenuti, a giocare alla volta la torta, anche se non, io non potevo mangiare perché ero diabetico, però mi piaceva giocare così. Un giorno viene a uno che chiamavano carrozzina, perché aveva la carrozzina, se dice il cognome non mi ricordo, mi dice, Sarge, c'è Pasquale che vuole salutare. Quale Pasquale? C'è Pasquale da me. Ma chi l'ha visto mai? Ma chi mi ha a salutare? Se io non lo conosco, qual è il motivo che io devo salutare questo individuo? Insomma, mi dice, ma sape, io mi disse che vuole salutare. Ma ci sa, sapete. Finì, l'indomani torno nuovamente per fare la partita, e mi viene un certo Gennarino, un altro napoletano, ci sa, c'è Pasquale che vuole salutare, vuole avere... Cioè, se Gennaro mi fa una cortesia, dice uno voglio salutare, diciamo nella malattia. Cioè, come ce lo dico? Se io non voglio avere questi amici, ma perché devo, se noi altri non abbiamo, perché devo salutare questo signore? Non l'ha visto mai. E perché devo avere questa amicizia? Cioè, ma sape, io, è lui che me l'ha detto, io volevo salutare. E allora sto per entrare nella cella di Ture Cammarata. Ture Cammarata sente un siciliano carcerato lì. Sente questo discorso, già stasera se ci vado io, e andò da sto Pasquale d'amico a dirci, Pasquale, non la stato bene, è una persona anziana, non si vuole fare i fatti suoi, non vuole vivere tranquillo, vuole venire a fare sapetino, ma perché ci deve creare questi problemi, lasciamo bene. E questo è stato l'amico, io, quindi c'è questo rigetto da parte mia, perché forse... Allora questo suo negarsi è stato visto come una manifestazione di prestigio, questo vuole dire. Ma non questo lo so, questo bisogna entrare nel cervellino bacato di questa gente, io non lo so. Se questo atteggiamento è da nababbo, se è l'uomo che vuole comandare, se io rifiuto, cerco di restare nel mio canduccio e non mischiarmi da niente, ma insomma cosa deve fare un uomo per farsi i fatti suoi? Sì, poi c'è un'altra... dichiarazione di Pastura Alfonso, dice: in effetti io rimasi sorpreso quando Don Ciccio mi disse che Luciano Ligio era implicato nel traffico degli stupefacenti pur essendo in carcere, ma Don Ciccio ribadì la sua affermazione. Ciccio, ma che è successo? Infine Ciccio Perina, non conosco. Un'altra dichiarazione di Epaminon D'Angelo: ignoro se Antonino Faro fosse divenuto in carcere figlioccio di Luciano Ligio, so soltanto che i suoi rapporti con Luciano Ligio erano molto buoni, ma questo non, diciamo... Ma mi pare di averlo detto. Sì, sì, sì. E non c'è. Eravamo stati assieme, e quando si andava a passeggio si andava assieme, la prima volta nel 77, e lì è stata l'occasione di andare a sto passeggio assieme, e io più volte ho fatto la Nino Faro è indicato come un killer delle carceri. Ma a me non mi interessa, vedi, ognuno io penso che può avere i suoi motivi, e questo non significa che sei killer per me, e l'importanza è che con me si comporta bene, educatamente, è pieno di educazione, pieno di io perché non devo darci la possibilità di venirsi a pigliare il caffè. Poi chi si fida non deve essere ingannato, poi se altro l'avesse assoldato per fare danno a me, doveva essere lui a sentire il peso della coscienza e non io. Lei comunque aveva piena fiducia, siccome qualche amico, qualche nemico magari, tra cui Buscetta, ma poteva io, averlo, guardi, io da lasciato per... Anche se a me mi dicono che tizio è nemico tuo, se ci vai ti fa male, a me, io non ci credo, io ci vado, perché io non ho niente da rimproverarmi dalla mia vita, con nessuno. Possono creare calunnie su di me, ma la verità è non ha diverse facce, ne ha una sola.
È verità che su di me non nessuno ha da dire niente, perché io non mi sono mai immischiato di niente. E quando ho spiegato una parola ho cercato di spiegarla con cautela, e quando può essere semplicemente affinché bene, e mai affinché male. Se io ho detto, ho per tanto tempo taciuto a credere che era Boucher, perché vedevo che questo non sarebbe mai stato trovato, ma quando me lo porta a casa ad un certo punto, ma insomma, deve avere anche una certa delicatezza, non potevo fare a meno da dirlo. Se rimangono le dichiarazioni di Contorno che già abbiamo trattato. Ma Contorno stesso qui ha detto di non conoscermi qui, questo, e che lui era per sentito dire. Che poi c'è un patrimonio. Passiamo alle domande, parti civili e pubblico ministero. Un momento, vorrei chiarire un fatto. Sì. In quanto alle parti civili, mi sia consentito. Quanto? Alle parti civili. Sì. Mi sia, io ho molto rispetto per le parti civili che dei morti. Per rispetto ai morti, rispetto alla parte civile che è interessata ai morti. Non contesto le parti civili delle persone giuridiche, tutte insieme, che considero responsabile dello sfascio del nostro paese e dei pericoli che ha corso il nostro paese fino a in questo momento, alla democrazia del nostro paese. Quindi non accetto contestazioni di queste parti civili, a meno che le contestazioni non mi vengano dalle persone che hanno avuto danno e morte, allora le accetto, altre no. Quindi lei, quelli che vogliono chiedermi qualcosa, dicono a chi. Senta, lei, che lei non è che non può accettare, lei è libero di non rispondere alla sua domanda. Comunque non ci sono le domande, non ce ne sono domande da parte civile, è vero? E allora pubblico ministero. Io due problema è superato. Due domande sole. Volevo sapere dall'imputato di chi era la villa di Catania di cui aveva la disponibilità, se può dire. Io glielo già chiesto. A chi apparteneva? L'aveva chiesto? Glielo già chiesto, ma ha risposto che comunque era lui ne disponeva. No, lo so questo, se può fare il nome del proprietario. Può fare il nome del proprietario, parente? Completamente. No. Poi per esplicitare un discorso che aveva portato avanti il consigliere Alatere, cioè risulta l'imputato se i Greco, Scicchiteb, eccetera, erano mafiosi? Ma io... Guardi, è una considerazione che dovrei fare sugli altri, sugli amici miei. No. Mi lascia finire, perché prego, ognuno prego. Ha il suo modo di spiegarsi. Io sono stato considerato il mafioso per eccellenza e io non so niente di niente. Come posso fare a dare credito a quello che si dice di un altro che si attribuisce quello che a me viene attribuito quando io so di non essere vero? Quindi per me tutte queste cose esistono nella fantasia, possono anche esistere, ma io non lo so. Questo è vero o non è vero? Se devo dare seguito alla stampa, e allora esistono. Ma stipendi ventole dove vanno a pigliare le notizie? In caserma. E allora tanto vale a dare credito a quello che scrivono nei rapporti di polizia, e non c'è bisogno di andare a cercare quello che si dice. No, era per un'interpretazione che vuol dire che avrò capito male, perché mi era sembrato di capire che lei avesse detto che gli americani tentavano un golpe militare ricercando l'appoggio della mafia siciliana. Un'impressione mia, un'interpretazione che sto dando io. Completamente. Ho sbagliato. Non l'ho mai conosce i Pullarà, i suoi coimputati in questo processo? No, io conoscevo un Pullarà, sì, che fu vittima di una condanna ingiusta per poter colpire me. Siccome il rapporto tra me e le persone imputate di sequestro non ce n'era di nessuna maniera, hanno trovato un assegno di 100.000 lire scambiato nel negozio retto da Pullarà, buon'anima che è morto di crepacuore attraverso tutte queste peripezie, e allora hanno messo in carcere questo signore dicendo: legge troppo scaccio non si fa scoprire, però comanda attraverso il Pullarà, e il Pullarà, tanto è vero, la prova del Pullarà era il risultato di un acquisto di liquore per 100.000 lire. Questo è il punto della mia... Io conoscevo Pullarà, l'ho conosciuto, siamo stati amici, anche se lui non sapeva che io ero Luciano Leggio, perché lui se n'era andato ragazzo al nord, ma io avevo stretto questa amicizia perché mi interessava, in quanto lui aveva una figlia che ora è stata operata di Israele,
malata come me, di insufficienza renale, e quindi senza volerlo mi tenevo aggiornato dell'evoluzione medica nel campo, e quindi mi serviva come punto di appoggio, perché andavo nel magazzino, mi sedevo, stavo a scambiare. Poi io avevo creato una famiglia a Milano, e quindi questa donna non poteva capire perché rifiutavo tutte le amicizie, le amicizie sue, non voglio amici, non voglio niente, io devo essere una persona che mi è piaciuto sempre stare in compagnia, dovevo fare finta di non accettare, di essere scorbutico. A un certo punto mi venne favorevole trovare l'amicizia di questa persona pulita, da poter portare a casa, da poter andare al ristorante assieme, da poter, senza essere gente pregiudicata, perché questo poveretto aveva le carte pulite, tutto in regola. Ecco l'amicizia mia tra Giuseppe Pullarà. Cominciò a chiedermi dei prestiti, io glielo facevo dei prestiti senza interesse, che a qualcuno pare che ci sia un motivo, perché se non ci sento interesse, per forza si deve essere usuraio nella vita. Ma a parte che io facevo dei prestiti, e questo me le ha sempre gentilmente restituiti, e in più, spesso e volentieri, si presentava a casa mia con dei regali, una volta il filetto, una volta menzogna, tutte le volte che usciva. Mi serviva sempre, poi dicevo, poi il conto facciamo, poi il conto lo facciamo, poi il conto lo facciamo. E questo era per me fonte di lo stesso guadagno, che valeva più dei soldi. Questa è l'amicizia mia con Pullarà. Ultima cosa, io credo che l'imputato abbia risposto negativamente alla domanda fatta dal Presidente circa una sua conoscenza con Michele Greco di Croce Verde Giardini, no? Detto che non lo conosco. Allora io chiedo di produrre una relazione servizio di un carabiniere e in conseguenza pure che la Corte disponga l'escussione testimoniale di detto carabiniere relativamente a una relazione di servizio, lo stesso presentatami, circa rapporti tra Greco Michele e Luciano Leggio durante il periodo di isolamento del Michele Greco, e cioè esattamente dice che il Greco Michele, rivolgendosi a Luciano Leggio, dice: sarebbe ora che a quella persona arrivi un messaggio, vi sareste scambiati queste frasi, cioè questo. E ti ho visto l'altro giorno in televisione mentre ti stavi lisciando i baffi, e poi parlavate di cose molto banali, ma molto cordialmente, mentre il Michele Greco era... Il saluto, un saluto qui da una gabbia là. No, no, cioè rivolgendo e parlando, rivolgendo, sarebbe ora che a quella persona arrivi un messaggio, esattamente c'è una frase del genere che avrebbe detto il Greco Michele rivolto a lei. C'ho questa relazione di servizio e chiedo di produrre, quindi di sentire il carabiniere, oppure se può dare di spiegazione all'avvocato. Io non posso dare nessuna spiegazione, perché non so quello che dico quando sono con persone vicine o mi saluto da una città all'altra. Ma faccio presente che qui non siamo delle berbe, quindi tra detenuti di una gabbia all'altra può capitare di salutare e di dire una parola in siciliano senza avere altri fini, Io non nego che, essendo stato a quando alla cella, si sia potuti scambiare una parola, no, qualche cosa, senza avere nessun fine, né di messaggi. Io non ho da mandare messaggi a nessuno, e se questo carabiniere dice questa cosa è un grandissimo bugiardo, perché non esiste, non può esistere, a meno che... Michele che lo diceva a lei. A meno che questo carabiniere può pure presentare un cosa scritto, perché può contraffarmi la voce, perché mi ha sentito e dice che poi questa cosa l'ho detto pure io. E escludo in maniera categorica che io sia così sprovveduto da far sentire un carabiniere. Ma insomma, o sono intelligente o sono un imbecille, dicete ad un certo punto. Vogliamo sentire la difesa. Avvocato Campo vuole parlare. Numero 11. Sulla produzione, sì. Sulla produzione, allora su che cosa? Sì, faccio vedere pure che vuole. No, dico, vuole vedere questa relazione. Presidente, che cosa vuole che possiamo dire? Abbiamo no, sempre... no, io vi devo sentire, perché lo so, è giusto che abbiamo vuole... sempre un segretario, un carabiniere che viene a dare notizie sull'amicizia di Michele Greco. Ci rimettiamo alla Corte. Vabbè, le parti civili. Una relazione sì, assieme al social. Io ciò che non la posso tenere. Sono
Pubblico ci ministero. Sono domande dei difensori intanto. Come si chiamava il test, il carabiniere? Lì è scritto nella relazione di servizio, non lo so come si chiama. Volevo sapere se ci sono, si prevedono molte domande da parte dei difensori. No, domande all'imputato. Nessuna? Numero 9. Sì. Dica il suo nome. Avvocato Fileccia, difensore di Salvatore Rina. Il signor Liggio ha già risposto sia pure parzialmente alla domanda che io di qui a poco chiedo che Vostra Signoria, se lo ritiene, riporre all'imputato. Presidente, la Corte sa che Rina Salvatore è imputato di una serie infinita di reati. La Corte sa pure che a sostegno di questa serie infinita di reati non vi è un elemento di prova concreta nei confronti di Rina Salvatore che nessuno conosce. La sentenza o ordinanza di rinvio a giudizio sostanzia le accuse contro Rina Salvatore fondandole soltanto ed esclusivamente su fatto che Rina Salvatore sarebbe l'alter ego di Luciano Liggio. Io chiedo a Luciano Liggio, se la Corte lo ritiene, che rapporti ha avuto con Rina Salvatore, quando lo ha conosciuto, da quanto tempo non lo vede, se ha avuto rapporti con lui diretti o non diretti, se ha avuto con lo stesso rapporti di natura economica o qualsiasi o di qualsiasi altra natura. Questa è la domanda. Vabbè, in parte lei aveva risposto. Vuole completare? Io ho conosciuto Totosina in carcere. Il fratello Gaetano mi fece di piantone a Bari. Lui in occasione ebbe bisogno di cure e venne a finire nella stessa cella con me. Si è creato un rapporto di amicizia affettuosa, cordiale, tanto che uscendo io me lo avevo portato con me in quel di Bitondo cercando di creare assieme una fattoria. Dovevamo acquistare la fattoria, dovevo acquistarla io, e lui, siccome aveva sempre la preoccupazione della persecuzione, per allontanarci da questa maledetta persecuzione, dice, vediamo se possiamo fermarci. E siamo state trovate assieme a Bitondo nell'albergo, che si doveva creare questo, però non abbiamo fatto niente. Da quel momento lui, col foglio di via, lui è andato a Corleone. Io me ne andai a ricoverarmi all'ospedale perché stavo male e non ci siamo visti più. Non esiste altro rapporto che questo. Io conservo un bel ricordo di una persona educata vicino a me. Avevo intenzione di creare questo perché... per me era una persona onestissima, un ragazzo che disponibile e volenteroso, tanto che voleva allontanarsi dal paese per non correre rischi di persecuzione. Il fratello mi aveva fatto il piantone tanto tempo e qui si ferma tutto. Non ho avuto più rapporti né epistolari né economici né di nessuna maniera, di nessunissima altra maniera. Però io nel mio cuore, per me è sempre un amico, ecco qual è il punto. Perché io gli amici li considero sempre nel bene e nel male, non li cancello. Se perché hanno passato un guaio o perché stanno passando un altro guaio, per me l'amico è sempre amico e basta. Questo che non ha nessuna cosa. Non so se questo può soddisfare l'avvocato Fileccia. Penso di sì, perché non ha parlato. Presidente. Grazie. Allora, la Corte ammette la produzione del documento del Pubblico Ministero e si riserva sulla citazione del test. Sospendiamo l'udienza, mi pare che l'interrogatorio sia finito, se non ci sono domande all'imputato. No, mi pare domande di avere... no. Istante,
era un'istanza, ma credo che sia necessario che sia fatta prima della sospensione dell'udienza. C'è urgenza per fare la istanza? Sì. No, no, al vigio non si può. Allora, faccia l'istanza, se è urgente. Cioè, io desideravo... Ci sono domande all'imputato? Una istanza con riferimento a... Ah, vabbè, ma l'istanza non c'è bisogno di tenere l'imputato qui? Sì, insomma, la vuol fare prima della sospensione. Siamo d'accordo. Dicevo, l'imputato non c'è bisogno di tenerlo qui, lo possiamo fare... Oh, questa è la... Forse, purtroppo, con quel poco di voce che mi rimane... Sì, ma mi dispiace, ma questa è la... Si può accomodare? La sentenza.